È finita nei guai una società vitivinicola di Palermo per frode fiscale che ha portato la Guardia di Finanza del capoluogo siciliano al sequestro di oltre 1,5 milioni di euro accumulato tra il 2017 e il 2018. Il meccanismo illecito, con emissione di fatture e documenti falsi, era finalizzato ad abbattere il reddito imponibile della società con conseguenze indebita detrazione dell'IVA. Il GIP ha quindi emesso un provvedimento cautelare grazie al quale sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie fino al raggiungimento della somma di imposte base.